Bentrovati con il nuovo appuntamento di Vivere di Dividendi, il progetto di educazione finanziaria che ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi di vita. Infatti, costruiamo insieme passo dopo passo il nostro portafoglio finanziario con l'obiettivo appunto di vivere di dividendi. Oggi è martedì e, come tutti i martedì, abbiamo l'analisi aziendale, in questo caso, ci spingiamo fino al Polo Nord, esattamente in Norvegia. Poiché andiamo ad, an ad analizzare la Norway Royal Salmon, un business semplice, quindi un'azienda che alleva e vende salmoni in un mercato in crescita e soprattutto con una buona dose di dividendi, che per il nostro progetto direi che è fondamentale. Le quotazioni della Nor Norway Royal Salmon sono salite del 13% nell'arco dell'ultima settimana, ma sarà veramente un affare? Vediamolo insieme. Partiamo quindi analizzando il business dell'azienda. La Norway è un'azienda appunto norvegese e la Norvegia è il primo produttore mondiale di salmone, con circa 300.000 tonnellate, confrontato appunto con la produzione globale, che sono 600.000. Ma l'aspetto interessante è che la seconda in classifica, il Cile, ne produce 176.000, quindi praticamente la metà di quello che produce la Norvegia. Per la Norway è un aspetto molto positivo perché appunto è in un mercato molto florido, quindi con una velocità di trascinamento molto importante. Attualmente l'azienda è un'azienda medio piccola, conta circa 200 persone, è quotata sulla borsa di Oslo a partire dal 2011. Detiene 35 licenze di pesca del salmone distribuite 6 nell'area sud della Norvegia, 29 nell'area nord. Ma l'aspetto più interessante dell'azienda riguarda le esportazioni, infatti è capace di esportare in 50 diverse nazioni e questo è un aspetto molto fondamentale quando analizziamo un'azienda e dà un grande vantaggio rispetto a tutte quelle aziende che sono molto limitate nel conf al confine nazionale, vedono l'80% delle loro vendite per esempio nel confine nazionale e non è questo appunto il caso della Norway. Anche gli aspetti per il futuro sono molto interessanti come lo sono stati quelli del passato. Infatti, la Norway negli ultimi 10 anni ha raddoppiato la sua produzione e vendita di salmone. Sono passate da circa 39.000 a 71.000 tonnellate, delle quali 31.000 provengono dai, dai propri allevamenti. Dicevamo per il futuro, per il futuro è molto solido o almeno molto ambizioso, perché ci sono quattro importanti progetti. Il primo progetto è una collaborazione con l'Aker, una holding sempre norvegese, e prevede l'installazione di piattaforme offshore nell'area artica. E sono state proprio le notizie positive per quanto riguarda le licenze per queste piattaforme che hanno fatto schizzare il prezzo nell'ultima settimana. Quindi un progetto molto interessante in fase molto avanzata. Il secondo progetto prevede un'innovativa piattaforma modulare della quale è stata già fatta richiesta per 6 licenze, mentre il terzo è quello più concreto attualmente, infatti è un progetto che partirà già l'anno prossimo nel 2020, è stato già finanziato e prevede la costruzione di un vivaio eh, per l'allevamento di 10 milioni di salmoni di taglia piccola tra 120 e 200 grammi, che sarà strategicamente impia um, uh, impiantato vicino agli al allevamenti dell'area del nord, mentre per il quarto progetto ci spostiamo in Islanda, una collaborazione con la Arctic Fish che è detenuta a sua volta per uh, in quota parte del 50% dalla stessa Norway e prevede dei nuovi allevamenti di salmone nell'area nord-ovest dell'Islanda. Complessivamente potremmo giudicare il business della Norway con un punteggio di 7 su 10. Non perché non sia solido il, il suo business, che lo è assolutamente, sia per gli aspetti positivi del mercato, sia per gli aspetti positivi dei progetti che sono in fase molto avanzata, ma ci sono dei piccoli dubbi per quello che riguarda la possibile incertezza riguardo le licenze. E quindi ci teniamo con un voto moderatamente basso, quindi 7. Passiamo quindi a parlare dello stato patrimoniale della Norway, cominciando dal conto economico. Vediamo nel conto economico che le vendite sono passate dal 2015 al 2018 da circa 3 miliardi a circa 7 miliardi. Quindi abbiamo un aumento del 18% medio anno, che è un tasso molto alto. E in questo caso è secondo solo al tasso di crescita degli utili dell'azienda che sono addirittura cresciuti del 44% medio annuo. È un tasso altissimo, anche se la crescita eh, dobbiamo evidenziare che non è stata molto lineare, e questo è dovuto a dei problemi sui costi di produzione per le differenti aree geografiche. Infatti, la Norway, come abbiamo detto, ha allevamenti sia nell'area sud sia nell'area nord della Norvegia. Ma l'azienda riesce a bilanciare questi problemi sui costi di produzione poiché non vende solo il salmone prodotto dai suoi allevamenti, ma in quota parte del 50%, 50 vende anche salmone eh, comprato da altre società. Quindi questo va a mantenere costanti le crescite delle vendite nel tempo e a limitare le fluttuazioni degli utili. Una parte molto importante invece è quella relativa al bilancio dell'azienda, che è un bilancio quasi eccellente, infatti il voto sul bilancio è addirittura 10 e abbiamo voluto dare questo voto perché il, la quota equity, quindi la quota delle risorse proprie dell'azienda è in continua ascesa, anno dopo anno la quota aumenta contro la quota debito che invece anno dopo anno continua a decrescere. Attualmente, se usassimo solo gli utili prodotti dalla Norway potremmo estinguere tutto il debito in solo due anni e mezzo, che è un grande risultato. Abbiamo quindi voluto dare 10 per premiare il management dell'azienda che, con una, un business così in evoluzione, raddoppiato negli ultimi 10 anni, è riuscito a mantenere stabile i debiti, anzi a ridurli e aumentare in maniera costante le equity, quindi le risorse proprie. Davvero complimenti per que da questo punto di vista alla Norway. Passiamo adesso a parlare di un altro aspetto molto fondamentale, ovvero il prezzo. Attualmente l'azienda è quotata a circa 207, ma ha avuto un rialzo del 13% nell'ultima settimana. Questo per merito delle buone notizie relative a uno dei suoi progetti notizie riguardanti appunto l'approvazione delle licenze in merito a questo progetto che è una notizia assolutamente positiva ma ha portato il prezzo intorno ai massimi dell'ultimo anno anche se il rapporto tra prezzo e utili è ancora intorno al, a 15 quindi comunque un buon rapporto soprattutto se consideriamo il fatto che la nostra stima del valore intrinseco dell'azienda ci lascia un margine di sicurezza di circa il 30% con il prezzo così alto. Quindi sicuramente per un investimento nel lungo periodo uh, possiamo valutare di entrare in questo momento, ma non è da trascurare il fatto che in una sola settimana il prezzo sia aumentato del 13%, quindi possiamo aspettarci almeno un ritracciamento, quindi un abbassamento del prezzo nei prossimi giorni, o almeno lo speriamo. Ultimo aspetto ma assolutamente di primaria importanza riguarda i dividendi. Infatti l'azienda eroga dividendi, anche se eh, la brutta notizia è che questi dividendi sono eh, in rapporto agli utili dell'azienda. Quindi al variare degli utili varieranno anche i dividendi e abbiamo detto in precedenza in relazione al conto economico che gli utili non sono stati costanti negli ultimi anni, quindi anche il dividendo non è stato costante. Ma la buona notizia è che la politica aziendale prevede di erogare il 60% di payout. Che cos'è il payout? Il payout è il rapporto tra... La, la quota a parte di utili che rimane all'interno dell'azienda per gli investimenti futuri e la quota a parte di utili che invece viene erogata come dividendi, quindi il 60% degli utili verrà erogato come dividendo nei prossimi anni. Da sottolineare però che quest'anno l'azienda ha, ha erogato un dividendo di circa il 40% di payout. Uh, a causa del fatto che partirà come abbiamo detto in precedenza l'anno prossimo il uh, progetto che riguarda la costruzione del vivaio quindi per finanziare quello, quel progetto hanno leggermente abbassato il dividendo di quest'anno ma ribadiamo che la politica dei dividendi è il 60% di payout quindi in, uh, come valutazione complessiva diamo anche in questo caso un voto di 7 Ricapitoliamo quindi quella che è la situazione generale della Norway. Abbiamo detto che è un'azienda che si trova in un mercato molto florido, che è quello norvegese, quindi il primo mercato mondiale del, di salmone. L'azienda è un'azienda assolutamente solida, abbiamo visto che ha delle ottime basi patrimoniali, ha delle grandi idee molto ambiziose per il futuro, dei solidi progetti, alcuni in fase più avanzata rispetto ad altri, ma che comunque garantiscono una buona continuità per quella che è l'espansione futura dell'azienda abbiamo visto che in questo momento il prezzo è relativamente alto se consideriamo le quotazioni recenti ma ci lascia comunque un certo margine di sicurezza per quello che è il valore intrinseco dell'azienda e per quanto riguarda i dividendi il fatto che questi siano uh, funzione degli utili in questo momento storico potrebbe non essere una notizia così negativa perché comunque Aiuta il business a lungo termine dell'azienda. Quindi, valutazione complessiva dell'azienda: sette e mezzo. Ultima sessione: perché comprare o perché no? Compreremo questa azienda perché sicuramente ha uno stato patrimoniale eccellente, ha un elevatissimo tasso di crescita e ha uh, un ambizioso progetto per il futuro. Perché invece la, la vorremmo evitare? La vorremmo evitare perché comunque ci sono delle incertezze per quanto riguarda l'approvazione delle licenze, ci sono, molte, ci sono state molte eh, fluttuazioni per quello, per quello che riguarda gli utili e quindi eh, ci sono state anche molte fluttuazioni per quello che riguarda i dividendi. Benissimo, se questo video ti è piaciuto clicca mi piace, non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle prossime analisi aziendali. E vi lascio sotto qui in descrizione uh, il link per quanto riguarda il, il sito e quindi l'articolo completo sulla Norway Royal Salmon e ovviamente tutti gli altri articoli relativi alle altre analisi fatte in precedenza. A presto!